Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere ed oggi affronteremo il giorno 6 del nostro viaggio qui ad Alola. Quindi, la nostra squadra è composta da Rockruff, Rowlet e Pikachu, ma entro la fine di questa giornata potrebbe esserci una nuova aggiunta. Nel frattempo quindi parliamo con il professor Kukui. Oggi vorrei che tu ti incontrassi con Mellow, che sarebbe Ibis in italiano, sul percorso 3. Ok, veloce, conciso, breve e diretto. Vai al percorso 3 e incontra Ibis. Ok, classico Pokémon selvatico che incontreremo sempre in questi tre dannati pezzi d'erba. Fuga. Proseguiamo. Allora, vediamo un po'. Nel frattempo ragazzi scrivetemi nei commenti come ottenere l'Ikarok forma crepuscolo, perché se non sbaglio bisogna evolverlo di notte, giusto? Bisogna evolverlo tramite amicizia di notte, da quello che ho capito. Quindi dovrebbe essere così, nel caso confermatelo nei commenti. Allora, il prato di Mele Mele dovrebbe essere di qui. Ok, percorso 3, sì. Vediamo se possiamo andare avanti. Eccola qua, Ibis. Che bello rivederti, Glacial. Devo trovare del nettare per una mia ricetta. Dovrebbe essere nel prato vicino a noi. Ok, andiamo nel prato, quindi. E c'è il Team Rocket. Dovremmo riuscire ad usare questo nettare per qualcosa. Perché allora dobbiamo continuarlo a rubare? Non potremmo semplicemente comprarlo? Siamo il Team Rocket! Certo che dobbiamo rubarlo, ovviamente. Ovviamente, no? Oh no, non questo ancora. Wobba Fett. Eccoli qua, loro volevano rubare il nettare. Cioè, effettivamente bastava comprarlo, cioè James aveva ragione. Allora, Mimikyu contro Rockruff. Tiramogli un bel bite per togliergli il fantasmanto. Azz. Vudam era usato? Ok, non me l'aspettavo. Andiamo di Rowlet allora e andiamo di Shadowclaw. Anche lui c'è stato Shadowclaw, ecco che il fantasmanto cade. E andiamo di Shadowclaw ancora. Shadow Ball, va bene. Super efficace Shadowclaw, ma non va comunque. Dannazione, andiamo di Plaque allora. Sostituiscono e mandano in campo Merani. Ok. E noi andiamo di Razorleaf contro Merani. Non è super efficace perché anche è di tipo veleno, giusto? Sì, quindi andiamo di Foglia Lama comunque. E almeno Merani l'abbiamo battuta. Poi Mimikyu a questo punto mettiamo in campo Pikachu perché Rowlet morirebbe male. Ecco qua. Essendo che Mimikyu è più veloce. E andiamo di Nuzzle. Perfetto. Ora Wobbuffet. Vuoi cambiare il tuo Pokémon? Assolutamente no. Andiamo di Thunder Punch. Mirror Coat. Ok, non funziona. Probabilmente il gioco fa usare Wobbuffet Mirror Coat perché Pikachu tecnicamente usa attacchi speciali. Però noi l'abbiamo tirato su con attacchi fisici, quindi lo fottiamo in quel modo. Qui troviamo il Yellow Nectar e facendo un po' di zigzag qui nel giardino dovremmo poter ottenere un nuovo Pokémon. Vediamo se salta fuori, eh. Perché tecnicamente dovrebbero spawnare dei Pokémon qui dentro. Come vedete infatti è uscito Butterfree. Fuga. Non possiamo scappare. Ok. Cioè non possiamo scappare ma mi fai turbine per mandarmi via. Un genio. Tiro solamente una super pozione su Rowlet per non rischiare che muoia malissimo. Continuo a cercare questo Pokémon. Classici tre tentativi. Eccolo. Oricorio. Eccolo il Pokémon che stavo cercando. Andiamo quindi di Velox Ball. Eccola qua. Vediamo se riusciamo a prenderlo. No, è fuggito subito proprio. Ah, super efficace tra l'altro Air Cutter. Andiamo di Shadowclaw allora. Mi sa che muore il nostro Rowlet, sì. Addio Rowlet. Mandiamo in campo Pikachu allora. Allora, con Nuzzle non dovrebbe ucciderlo. Con Elettrococcola. Vediamo, eh. Ah, è super efficace, sì, allora addio. Perché questo è volante psico? Vabbè. Troviamone un altro di Oricorio, magari un po' più velocemente. Vediamo se salta subito fuori. No, salta fuori un Ledyba. Peccato. Facciamo un ultimo tentativo. No, voglio fare fuga, grazie. Facciamo un ultimo tentativo. Dai. Vediamo un po' chi salta fuori.
Oh, beware! Non sapevo si potesse trovare qui. Andiamo di Quick Ball. Vediamo se riusciamo a prendere beware. O beware. Beware forse meglio. Incredibile, oh. Scappano tutti dalla Velox Ball in questa puntata. Ma che è? Nuzzle? Vedete che Nuzzle non fa molto danno, ovviamente. L'importante è che non sia super efficace. Andiamo allora di Level Ball. Eccolo qua. Dai, prendilo. Ecco fatto. Beware. Catturato. Strong Arm Pokémon. Vediamo se riusciamo a tirar fuori anche un Oricorio da qui. Tecnicamente possono spawnare ovunque, non solo sui fiori, eh. I Pokémon qui dentro spawnano ovunque. Funziona come una caverna praticamente. Vedete, siamo anche tipo qui dentro, dove non ci sono i fiori, spawnano. Eccolo qua di nuovo, Oricorio. Devi entrare subito però nella Velox Ball, altrimenti è un casino. Quindi, Velox Ball, vai. Prendiamoci questo Oricorio. Cattura critica. Bene, dai, ci siamo rifatti della prima volta. Perfetto, e anche Oricorio è stato catturato. Dancing Pokémon. Questo qua è Spettro Volante. Buono. E dandogli il nettare giallo potremmo farlo diventare Elettrovolante, se non sbaglio. Che bel lavoro buonanotte. Hai fatto un buon lavoro con quel nettare. E puoi tenerlo se lo vuoi. Ne ho trovato uno anche per me, ne ho trovato un po' anche per me. Il mio Bonsuit si è evoluto nel processo. Guarda, te lo faccio vedere. Ah, vuoi pure sfidarmi? Ok, va bene, Ibis. Ed è diventato Stini il suo Bonsuit. Anzi, è diventato Astini. Beh, andiamo di Thunder Punch. Poco efficace, ma ovviamente non può niente contro Pikachu. Ecco fatto. Sono diventata migliore, vero? Sì, migliore, guarda. È tutto quello che avevo per te oggi. Grazie, Gracial. Beh, grazie a te. Qui sopra siamo già passati, sì. A questo punto torniamo a casa. Eccoci qui. Andiamo giù. E vediamo cosa dice il professor Kukui, perché tecnicamente abbiamo finito. Quindi, andiamo da lui. Ti sei divertito oggi? Beh, lo spero proprio. Stavo pensando, se hai mai notato quel Litten che sta girovagando in giro per l'isola, potrebbe essere una buona idea parlargli. Magari potresti consolarlo un po'. Ok, curiamoci nel frattempo. Quindi andiamo a prendere quel Litten. L'avete visto negli episodi precedenti, dov'è, no? Si era posizionato vicino alla casa di Lilia. Comunque in quella zona lì, quindi andiamo a vedere se è lì. Il nostro Litten. Vediamo, è qui ad Awoli. Vediamo, eccolo qua. Salve. È un Litten selvatico che sta girovagando un po' in giro. Vorresti prenderlo con te? Assolutamente sì. E così facendo otteniamo Litten. No, grazie. Andiamo subito a vedere com'è, come mosse e tutto quanto. Allora, natura. Aumenta la difesa speciale e diminuisce l'attacco. Insomma, speravo un po' meglio, eh. Speravo un po' meglio. Allora, Ember, Fire Fang e Scratch. Allora, tecnicamente dovrebbe diventare un attaccante fisico lui. Torracat e poi anche Incineroar, mi sembra si chiami l'ultimo stadio. Dovrebbe essere fisico lui, tecnicamente. Scrivetelo nei commenti per sicurezza. E come mosse, vediamo cosa ha. Braciere, sfuriate. Fire Fang fortissimo perché ha buggato in questa ROM, quindi scotterà sempre. E graffio. Allora, per adesso le mosse sono decenti, va bene, dai. Mettiamo questi due qui. E tra l'altro il buon Litten si potrà evolvere fino al suo stadio finale. Ora, dopo aver ottenuto Litten, cosa possiamo fare? Ci sono un paio di cose. Qui sulla spiaggia dovrebbe essere spawnato un nuovo allenatore, tipo te. Esatto, Time to Rock, e possiamo sfidarlo.
In realtà già dopo aver battuto Ibis. Dopo aver battuto Ibis potete fare questo. Eccolo qua, Dugtrio di Alola. Il capellone. Andiamo di Ferfang. Dovrebbe essere super efficace, esatto. Ah, yayay, ci ha diminuito la velocità. Però intanto brucia. Perfetto, poi Dinglett, vai. Anzi, Diglett. Ok, ho letto male. Bulldoze ci fa malissimo e ci ha ammazzato Litten. Vabbè, è andata così. La prima lotta di Litten non è andata benissimo. Allora, mandiamo Rowlet contro Diglett e andiamo di Foglie Lama. Perfetto. Perfetto. E abbiamo battuto il DJ Leaf, questo. Non male, assolutamente. Kukui sta facendo bene con te. Beh, Kukui non sta facendo una sega, diciamoci la verità. Cioè, Kukui ci sta letteralmente mandando in giro e stanno facendo tutto gli altri. Allora, curiamoci qui un secondo. Ecco fatto. Poi andiamo a depositare i Pokémon che abbiamo catturato per avere un po' di pulizia nella squadra. Quindi Oricorio 741. Quindi 44, 3, 2, 1 qua. E Beware. Anzi, Beware. Che è il numero 760. Quindi 56, 62. 60. Ok, qui ci sta la sua Staffle, mi sembra che si chiami, la sua pre-evoluzione. Ok. Con Litten nella nostra squadra possiamo andare anche a sfidare un altro allenatore prima di tornare a casa effettivamente, che sta nella scuola per allenatori. Quindi andiamo lì. Ecco qua. Entriamo. E tecnicamente qui dovrebbe essere spawnato appunto questo tipo, che viene anche lui in questa scuola. Ed è Hiroki, che manda in campo Mudbray. Ecco, tutti avversari non fantastici per Litten, diciamoci la verità. Allora, cambiamo Pokémon e mandiamo Rowlet. Così perlomeno Litten il primo livello se lo fa e dovrebbe subito evolversi in Torracat così facendo. Vai di Foglie Lama. Non male, Mudbray resiste anche perché ha una difesa molto alta, Mudbray come Pokémon. Andiamo ancora di Resorleaf. Perfetto. E Litten sale a livello 21. Abbiamo sconfitto Hiroki e il nostro Litten si evolve subito. Eccolo qui. In Torracat. Diventando subito molto più temibile. Eccolo qua. Perfetto. A questo punto possiamo sì tornare finalmente a casa e concludere quindi anche il sesto giorno. Dovrebbe essere il sesto questo, sì. Il sesto giorno di Alola. Quindi, salve. Ok, andiamo. Aspetta, cos'è che ha detto il Rotomdex? Let's go visit Lily. Aspetta, allora prima dobbiamo andare a cercare Lilia. Andiamo un secondo da lei. Ecco, come vi dicevo, l'idea di farti andare in continuazione avanti e indietro per ogni singolo personaggio non è tanto buona. Allora, io capisco il fatto che mettere tutte le case attaccate a caso sarebbe stato brutto a livello scenico. Cioè, del tipo, sì, guarda, tutte le case dei personaggi sono lì. Però, insomma, fare avanti e indietro così non è proprio il massimo. E infatti con Lilia troviamo questo tipo, Gladion. Glacial, non è vero? Lilia ha detto che sei forte. Potrebbe essere una bella sfida. Dai, fai del tuo meglio. E sfidiamo Gladion. La traduzione di Gladion in italiano qual è? Gladys, forse? E manda in campo Licaroc forma crepuscolo. Ok, tosto questo. Vediamo di scottarlo. Ah, Stone Edge super efficace, niente. Addio Torracat. Ok, me l'aspettavo, eh. Però, insomma. Andiamo di Rowlet, allora. Anche se potrebbe tranquillamente tirarmi un'altra Stone Edge e farmelo fuori, eh. Andiamo di Resorleaf. Ok, attacchiamo prima noi, buono. Contrattacco, disintegrato. È fortissimo Licaroc forma crepuscolo. Non penso che Rockruff possa fare qualcosa, però tentar non nuoce. Buttiamolo in campo e andiamo di Rock Tomb. Ok, è normalmente efficace. Contrattacco non ci ammazza, andiamo ancora di Rock Tomb. Bene,
Rockruff ammazza la sua evoluzione. Ecco fatto, si prende meritati punti esperienza. Abbiamo sconfitto Gledion. Non male per niente. Impressionante. Sei diventato... Forse un giorno diventerai un alleato molto forte. Che fantastica battaglia, Glacial. Ora ritorniamo dal professore. Ok, torniamo dal professore. Ma lui chi è? Suo fratello? Ok, suo fratello Gledion, sì. He's not the most friendly, non è molto amichevole. L'ho notato. Però dai, perlomeno abbiamo battuto anche Gledion. A questo punto, con Litten preso, che si è evoluto subito in Torraket, abbiamo poi combattuto contro Gledion, abbiamo combattuto contro due nuovi allenatori opzionali, ovvero Hiroki e il DJ sulla spiaggia. A questo punto dai, abbiamo fatto un bel po' di roba e possiamo tornare a dormire. Ecco fatto. E Rotomdex dice di andare a scuola. Andiamoci subito quindi. Andiamo subito a scuola, vediamo cosa vuole Rotomdex. Allora, andiamo su di qui e vediamo cosa c'è a scuola. Ci sarà un'altra lezione? Sì, guardali tutti qua pronti. E chi è quel tipo di sopra? Ora che Glacial è qui possiamo iniziare. Ho organizzato una gita speciale per oggi, ma prima permettetemi di introdurre il nostro ospite. Anzi, la nostra ospite, lei è Olivia. E ditele tutti a Lola. Ok, cringiata. Piacere di conoscervi tutti voi. Sono il Kauna dell'isola di Akala, quindi Ohana. Speaking of Akala, we are all going to be going there as a field trip. Ok, andremo tutti ad Ohana per una gita sul campo. Ok. Vorrei che voi esploraste l'isola. Dovrebbe esserci qualcosa di divertente per ognuno di voi. E ho già detto a tutti quanti quello che... What they could do, Glacial? Ho già detto a tutti quanti cosa avrebbero potuto fare, Glacial. Quindi tu magari vorresti provare a sfidare, completare la sfida dell'isola e combattere Olivia. Questo è tutto per ora. Andiamo all'isola di Akala. O meglio, all'isola di Ohana. Penso che ci sia una barca ad Awoli. Perfetto, quindi ragazzi nel prossimo episodio andremo proprio all'isola di Ohana e lì cercheremo di fare la sfida dell'isola e combattere successivamente contro il Kauna Olivia. Quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte, di in particolare Litten come Pokémon di Ash, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!